che sta andando verso una crisi demografica che è quasi pari alla Serbia. I serbi nel 2050 dovrebbero essere, da uno studio che avevamo fatto quando ero più giovane, nel 2050 i serbi non ce ne dovrebbero essere più nei Balcani, mentre saranno in un numero enorme gli albanesi. Questo per dirvi cosa vuol dire in uno scenario nei Balcani una cosa del genere, che noi siamo sempre quelli che guardiamo sempre forse solo al cortiletto di casa nostra e non ci rendiamo conto che viviamo anche in un mondo. Ecco, immaginatevi i Balcani senza serbi, sarà quasi tutto albanese. E allora io chiedo, se la Sardegna e i dati demografici dicono la stessa cosa, nel 2050 si presume che i sardi saremo circa 1 milione. Siamo 1.600.000 e qualche cosa adesso. Io credo che qualsiasi società, qualsiasi politica, di qualsiasi fronte sia, di destra, di centro, di sinistra, di sotto e anche di sopra, se non tiene conto di queste problematiche sta sbagliando veramente i conti del futuro. Allora o guardiamo anche al futuro, politica vuol dire guardare oltre, non guardare solo al giorno, a oggi o a domani mattina, bisogna guardare oltre. Se guardiamo oltre significa che bisogna che abbiamo degli strumenti, cominciamo a cercarli, può essere un seme questo. Non è la panacea che risolverà tutti i problemi. Un seme, giusto. È un seme. Il concreto è giusto. Giustamente il seme. Che vuol dire comunque dare alle famiglie un primo aiuto. Ripeto, non è la panacea di tutti i mali, però è un segnale. Quindi noi ci auguriamo che questa proposta qui ne potranno poi arrivare altre di altri. Va benissimo tutto. Se c'è la volontà di pensare al nostro popolo sardo, io credo che questo sia importante. Quindi ringrazio De Carli per la disponibilità e poi...